Una scelta all'insegna della continuità per non riazzerare tutto e completare nei prossimi 5 anni i programmi avviati nel settore più importante, difficile, esposto e controverso delle politiche regionali, la sanità. La decisione di riconfermare Nicoletta Verì da parte di Marsiglio, a prescindere dal risultato elettorale, tiene conto soprattutto dell'esigenza di non spegnere una macchina già in corsa. Ma verso quali traguardi? Lo abbiamo chiesto alla diretta interessata. Quello dell'abbattimento delle liste d'attesa, come voi sapete, che è un problema non solo della nostra regione, del nostro sistema sanitario regionale, ma è a livello nazionale. Certo, non avere a fianco qualcuno con lo stesso problema non riduce quella che è la, diciamo, non riduce l'impegno e la costanza che noi dobbiamo mettere in atto, però posso garantire che attraverso fondi finalizzati, acquisizioni di grandi apparecchiature, perché in questi anni noi avevamo delle grandi apparecchiature ormai obsolete, che quindi veniva interrotta questa attività diagnostica, per cui queste liste di attesa aumentavano nel tempo. Non solo, abbiamo recuperato tutte le liste di programmazione ferme durante il periodo Covid. Per quanto riguarda le prenotazioni dell'urgenza, siamo nei limiti stabiliti dai LEA, ma soprattutto metterò in atto anche una riorganizzazione capillare dove ci sarà un ulteriore monitoraggio attraverso il momento in cui c'è la richiesta e soprattutto ulteriori verifiche nell'ambito degli ospedali, dei presidi e dei distretti per il numero degli accessi, anche perché daremo la possibilità di aumentare le fasce di orario oltre a personale che abbiamo già messo in essere. Il problema dei pronto soccorsi, del sovraffollamento dei posti di soccorso, già nella rete ospedaliera è spiegato bene come bisogna dare la priorità al discorso dell'emergenza e poter gestire i codici bianchi, i codici verdi attraverso un momento di osservazione, quindi la possibilità di andare nei reparti e ricevere subito quell'assistenza. Da non dimenticare l'impegno per quanto riguarda tutta la nuova edilizia ospedaliera. In questi anni siamo riusciti, come abbiamo più volte sottolineato, ad prendere quei fondi fermi ormai da 24 anni per la nuova edilizia, per costruire i nuovi ospedali. Attraverso questo personale che abbiamo anche messo in essere, abbiamo assunto più di 6.000 persone, stabilizzate più di 1.000 persone, ci sono più di 100 primari, oggi ci deve essere quella sinergia che io pretendo, quella complementarietà tra un sistema hub e spoc che porterà sia all'abbattimento delle liste d'attesa, ma soprattutto ad avere anche una qualità del nostro sistema sanitario.